Mercury Comics. Ciao a tutti, siamo qui a Piostrasco Giochi e Fumetti e con il mio fido tecnico Fab al console. Cominciamo questa avventura, chissà quanta gente riusciremo a intervistare. Qui siamo in una posizione fantastica perché voi vedrete più tardi, facciamo anche delle foto per farvi vedere tutti i disegnatori che sono esattamente di fronte a noi, esattamente di fronte. Quindi per me è un'esperienza nuova perché Luca ci deve impazzire per avere i disegnatori perché li dobbiamo portare fino ai games e invece qua sono tutti qui, signori. Quindi tra poco ecco che sta cercando di fare qualcosa di devastante il tecnico. È arrivato anche Fab, molto bene, e occhio a non trascinarti dietro la qualunque, con la grazia che sempre ti contraddistingue. Era per provare i microfoni, a questo punto tu sei andato serio, certo, allora io mi sono sbacchi, tuffato. Giusto. Abbiamo approntato la nostra saletta. Adesso so già che questa cosa mi causerà un mal di schiena totale fotonico per tutta la durata della cosa. Io oggi interverrò, sì, col mio ciuffo invisibile dalla console, regia, quindi sì, ogni tanto mi farò sentire come voce dall'alto, voce narrante, come voce giallappa. E niente, adesso dovrò trovare il modo di uscire di scena di nuovo. Sarà bellissimo. Arrampicandomi. E sarà bellissimo. Quindi il 2 è il giallo e l'1 è il rosso. Sì, sembra incredibile. Sì. Effettivamente sì. Va bene, dobbiamo trovare il modo di far appoggiare questi meravigliosi microfoni su un tavolo di cristallo che abbiamo qua sotto, qua avanti. Sì. Sentite che bel rumore faranno in scena quando li appoggiano. Sarà tutto bellissimo. È orribile. Quindi dobbiamo trovare come appoggiare questi fondi. Glieli facciamo appoggiare sul divanetto. Sul divanetto. Facciamo appoggiare sul divanetto, ci può stare. Io torno in regia. Sì. Dalla stessa lato dove sono entrato. Bene. Sennò devo mostrare. E mentre lui cerca di riguadagnare la regia, io vi racconto che qui a Piosasco oggi abbiamo in una location fantastica, il vecchio mulino, abbiamo la zona dei fumetti che è qui alla mia sinistra, mentre tutto nell'altra parte ci saranno giocatori che si scateneranno in qualsivoglia gioco di società. Di fronte a noi ci sono i giochi di ruolo. E beh, lo sapete che noi siamo anche giocatori, oltre che appassionati del mondo nerd nel suo complesso, e anche se io mi occupo esclusivamente di fumetti, in realtà gioco anche, quindi chissà che qui non arrivi anche qualcuno dei giochi. E chiuderei questo primo blocco di presentazione di Piosasco Luca & Games. Fab, a te. Sigla di corso.